abbiamo superato la boa del 50% della raccolta del pomodoro da industria. Parliamo di questo e ne parliamo con degli esperti. Mi trovo in comune di Poviglio, nel Reggiano, e sono con una conoscenza, vecchia conoscenza, che è Davide Previati, che è direttore tecnico dell'ASIPO, che è l'associazione di produttori ortofrutticole e di pomodoro in questo caso. Allora Davide, un'annata un po' particolare, che cosa succede quest'anno? Insomma, le aspettative sono state rispettate? Ma le aspettative per l'annata 2019 erano alte. Come avevamo già detto nella puntata precedente, quest'anno sono andati giù 1.000 ettari in più perché il mercato comunque chiamava prodotto in riferimento a un minor quantitativo dell'anno scorso. Purtroppo la stagione non è stata delle più favorevoli. Abbiamo avuto una primavera molto molto penalizzante con abbondanti piogge, per cui le piante non sono riuscite a sviluppare molto bene. Abbiamo avuto una parte di trapianti che sono slittati, una parte importante, nel mese di giugno, per cui si è spostata la produzione nel tardivo, e adesso siamo in raccolta. Come hai detto tu prima, abbiamo passato la boa del 50-55% per la precisione, rimane ancora circa il 25-30% di superficie da raccogliere, per cui abbiamo ancora quelle 4 settimane, 5, per portarci alla prima settimana di ottobre. Quindi si andrà qui della prima settimana di ottobre, salvo imprevisti, salvo piogge torrenziali o comunque altre, certo, intemperie. Certo, infatti quella è l'incognita principale, perché comunque la superficie, come ho appena detto, rimane del 25-30% e le produzioni totali saranno fortemente condizionate dalla raccolta di questa parte di superficie, perché nel mese di settembre, fine settembre, primo di ottobre, purtroppo piove. A tutt'oggi si può dire che insomma la resa per ettaro è una resa che soddisfa oppure no? Allora, ad oggi la resa ettaro è sicuramente ridotta rispetto all'anno scorso e soprattutto rispetto al pianificato. Oggi siamo sotto di un 12-13%, con una previsione di ammanco di produzione sul totale che va dal 15-20%. Quindi insomma una mancanza importante. Direi di sì. Molto. Questo importante inciderà insomma sulla PLV, sulla produzione lorda vendibile degli imprenditori agricoli, del pomodoro in questo caso. Allora, sicuramente inciderà. Fortunatamente grossa parte di questa riduzione di produzione è legata alle intemperie e grandine, per cui le aziende sono coperte con polizze assicurative. Infatti anche in questo campo abbiamo avuto una piccola grandinata nel mese di luglio che ha ridotto la produzione, anche se pur non ha inficiato la qualità del prodotto. Tutto questo, è chiaro che ci sono delle situazioni particolari in cui l'andamento che non è coperto da polizza assicurativa fa in modo che la PLV è fortemente penalizzata. Davide, un altro elemento che viene preso come riferimento qualitativo è il cosiddetto grado Brix, cioè il contenuto zuccherino del pomodoro. Sì. Quest'anno si colloca nella media oppure ci sono delle differenze eclatanti rispetto al 2018 o al 2017? No, direi che quest'anno è positivo perché è leggermente superiore all'anno precedente, anche perché causa questo ritardo siamo riusciti ad anticipare la raccolta un attimino rispetto alla fase fenologica della pianta, quindi raccogliendo un po' in anticipo il grado Brix rimane sempre un po' più altino. Anche gli scarti sono leggermente inferiori rispetto all'anno precedente, perché la parte di marcescenza che generalmente c'è nel pomodoro, che è normale che ci sia, quest'anno è ridotta, quasi azzerata. Davide, in attesa di Marco, insomma, che sta raccogliendo, alcune domande su anche la funzione di ASIPO, no? Che si colloca, diciamo, in una filiera produttiva molto importante. Sì, beh, ASIPO è una delle principali associazioni di produttori ortofrutticoli specializzata sul pomodoro a livello nazionale, per cui noi poi sovrintendiamo, oltre che alla produzione in campo, anche la logistica dei conferimenti. Ogni azienda agricola ha una quota di produzione e un'assegnazione di stabilimento. Poi abbiamo un gruppo di lavoro che si coordina giornalmente assieme alle industrie e clienti per definire i quantitativi, gli orari di conferimento della materia prima, anche in riferimento alla maturazione in campo. Davide, noi qua siamo ospiti di un agricoltore, Marco Zardi, che sta raccogliendo i pomodori. Adesso facciamo due chiacchiere anche con lui per sentire insomma quali sono le sue impressioni di questa annata. Situazione.
Beh, nel frattempo è in arrivo Marco Sardi, che è un produttore storico, poi con lui facciamo due chiacchiere e sentiamo il suo parere da produttore. Buongiorno Marco. Buongiorno. Allora, come sta andando? Sta andando, siamo a tre quarti della campagna, diciamo. È un anno molto difficile, è stato. E un po' ce l'accennava Davide, col quale abbiamo fatto una chiacchierata. Allora, intanto raccontaci, poi dopo vorrei fare due chiacchiere con te anche sulla macchina. Magari me la fai provare anche. Allora, la tua è un'azienda specializzata, insomma, un fondo abbastanza grande, una buona parte, un terzo di questa, diciamo, superficie investita a pomodoro. Sì, circa un terzo della superficie, perché prendo anche qualche pezzetto intorno che sia comodo qua con la sede dell'azienda. Comunque dobbiamo fare il giro per fare un anno di pomodoro e due anni senza pomodoro. Perciò più o meno è un terzo della superficie viene investito pomodoro. Questo è l'avvicendamento colturale, insomma. Sì, sì. Questa è tutta a lotta guidata, lotta integrata si basa su dei principi per me fondamentali per dare al consumatore un prodotto che abbia il meno residuo possibile. Cioè, noi interveniamo quando ci sono i presupposti che il danno è più costa di più dell'intervento. Questi sono i presupposti per poter entrare e fare i trattamenti. Non entriamo più a calendario. Se la stagione ci accompagna, riusciamo ad avere un prodotto oramai quasi a residuo zero. Senti, ma quest'anno riusciamo a fare bilancio con quest'annata e con questi volumi? Purtroppo no. Quest'anno è un anno scarso. Siamo partiti questa primavera, abbiamo preparato il terreno bene, per fortuna. Asciutto, poi dopo da metà aprile, tutto maggio, acqua a volontà. Abbiamo sforzato i trapianti perché oramai erano 15 giorni, 20 giorni che avevamo le piantine in casa. Siamo dovuti entrare in campo anche in condizioni gravose. E poi, passato quel periodo lì, non ha dato il tempo neanche di asciugarsi il terreno, sono partite le temperature altissime. E ne stiamo pagando le conseguenze. Senti, tu hai messo radici, in questo caso anche pomodori, qua nel Reggiano, ma tu sei di origine mantovana. Sì, sì. Come mai questo, diciamo, questo spostamento? Mi sono partito perché conoscevo il proprietario. Sono partito 20 anni fa, ho cominciato con una decina di ettari e poi pian piano mi sono trasferito qua e mia figlia ha fatto le scuole qua a Poviglio. Insomma, ormai sei reggiano, tutti sì, gli effetti. Sì, sì. Senti Marco, adesso io salgo con te perché continuiamo a chiacchierare nella macchina mentre tu, insomma, così descrivi un po' anche questa operazione di raccolta. Va bene. Marco, qua c'è una telecamera anche che ti supporta nelle operazioni, cioè ti fa vedere da vicino la fila che tu stai adesso raccogliendo. Come lavora la macchina sotto? Per non caricare la terra o per non lasciare indietro del pomodoro. Tu hai sempre quindi un occhio alla telecamera, un occhio alla fila e soprattutto di fianco. Soprattutto il rimorchio, sì, perché vedi comunque, riesci a vedere. Adesso qua hai già regolato le fotocellule, hai già regolato tutto, si mantiene la tua velocità standard. Però quando magari cambi campo o cambi una situazione, sai che puoi rallentare perché così la fotocellula interviene meglio e espelle il verde e butta fuori quello che devi buttare fuori per cercare di portare in fabbrica
il meglio possibile. In pratica con una mano tu col joystick gestissi tutta una serie di operazioni. Sì, c'è leggermente da correggere sempre durante la fila, c'è sempre leggermente da correggere, alzare, abbassare, seguire l'andamento del terreno, diciamo. Senti, invece la parte che diciamo a noi posteriore, dove ci sono anche gli operatori che comunque danno un controllo. Loro buttano fuori il verde e basta, le fotocellule. Tutti gli altri difetti, anche un po' qualche sassolino di terra, anche qualche pomodoro che non va bene, lì devono intervenire gli operatori a mano. Questa macchina ha una capacità produttiva di quanti quintali mediamente all'ora? Mediamente si fanno sui 250 quintali all'ora. Senti, ma la raccolta manuale quando è stata abbandonata? Quanti anni è che è stata abbandonata questa raccolta, insomma, che impegnava parecchie persone? 25 anni fa, praticamente da 25 anni a questa parte è sparita la raccolta manuale, man mano è sparita. Nel frattempo sono subentrate qualità, che mia mamma è sempre stata abituata a fare la conserva da sempre, c'è ancora vuole una cassetta di pomodoro per fare la conserva, però la qualità di questi pomodori del giorno d'oggi è molto superiore rispetto a quella che si raccoglieva a mano 25 anni fa, a dette delle signore anziane come mia mamma che fanno ancora la conserva a mano. Cioè una qualità che poi adesso anche l'industria riesce ad ottenere grazie a una qualità di base che è quella del pomodoro. Sì, sì, è lì, partiamo con del materiale valido, abbiamo i cicli precoci, i cicli medi, cicli tardivi, sempre per dare un prodotto costante e alto di qualità, qualitativamente elevato. Marco, sai, sono molto curioso perché vorrei provare di guidare questo mezzo che, insomma, mi incuriosisce molto. Potresti farmi provare? Certo, e adesso io mi metto di fianco. Allora adesso facciamo così, io do il microfono a te e io provo di guidarla. Va bene. Devi tirarlo verso di te e poi pian piano fai l'avanzamento, così. Se vai troppo piano la fotocellula non lavora bene, perché il pomodoro ha lo spazio di andare dove vuole, magari cade male davanti alle fotocellule. Comunque Marco, mi basta, ti cedi il volante. Beh, insomma, ho provato anche l'esperienza di guidare questa macchina che raccoglie i pomodori. Allora, noi ti ringraziamo, Marco, che ci hai fatto, insomma, intanto mi hai fatto guidare una macchina, per me, insomma, anche è stata una cosa interessante. Quando ho bisogno ti chiamo e vai avanti, devi fare ancora mezz'oretta di apprendistato e poi dopo, quando ho bisogno... Va bene, d'accordo. Marco, noi ti ringraziamo, noi adesso andiamo nello stabilimento produttivo dove il tuo prodotto è arrivato. Bene. Arriverà. Grazie, a presto. Saluti.